la maggior parte di noi giovani, fare il bucato significa infilare la biancheria in lavatrice e basta. Fino a pochi decenni or sono, il lavaggio dei panni comportava invece un lavoro molto faticoso, lungo e impegnativo, relegato per lo più alle donne. In passato, spesso per lavare la biancheria si doveva ricorrere a chi per mestiere lavava i panni per tutta la città. Mia nonna me ne parla raccontando di quando in ecco una famiglia di lavandai di Borgata Bertolla i lunedì arrivavano per consegnare la biancheria pulita e ritirare quanto si era accumulato durante la settimana. Si assisteva ad un viavai di sacchi pieni di vestiti, pesanti lenzuola di canapa, tovaglie e pannolini, ciascuno contrassegnato da un filo annodato di diverso colore. Quindi se ne ripartivano tutti quanti su di un carretto trainato dal cavallo. Erano gli anni 30. E mia nonna, figlia di un noto medico, abitava con i suoi genitori in via Po 39, angolo via Montebello, in un grande appartamento per metà adibito ad ambulatorio. Cari alle vecchie abitudini, anziché ricorrere al lavoro organizzato, come del resto facevano gran parte dei condomini, fra i quali c'erano l'attore Tino Buazzelli e Carla Voltolina, futura moglie del presidente Pertini, preferivano rivolgersi ad una lavandaia di fiducia. Teresa, detta La Veia una figura un po' mitica, una donna distante ma cordiale, di poche parole. Si limitava ad un ciarea, bundi, dando a vedere di non voler perdere due minuti per una chiacchiera. Con un nome come il suo sembrava impossibile immaginarsi il tempo in cui fu giovane. Eppure la conoscevano da una vita intera. Il corpo minuto, i capelli grigi raccolti in una crocchia, irrompeva nell'ambulatorio scura e silenziosa, ritirava il bucato chiuso in un sacco e scompariva. Anche se di lei si sapeva ben poco, è facile immaginarla sotto i portici, come in un quadro di Demetrio Cosola, allontanarsi carica con il suo sacco, l'asse e il sebrò, facendosi sempre più piccola verso le rive del po'. D'altronde la sua era una di quelle professioni destinate a sparire, e non si sarebbe più dovuto tenere le mani a mollo in un'acqua gelida, stando per ore ed ore con la schiena piegata. La naturale conseguenza di quel sistema di cose era che ci si cambiava d'abito e ci si lavava meno frequentemente di oggi, ma nonostante l'assenza di comodità non per questo si era meno ordinati. Tuttavia mia nonna si divertiva a raccontare che potevano occorrere buffe sventure, come l'anno in cui Teresa Laveia sparì per qualche tempo. Non si sapeva che fine avesse fatto. Di colpo tutti provarono quel senso di smarrimento che si vive quando manca qualcosa di essenziale, l'appuntamento che sembra eterno e scontato come il sole che sorge con quella donnina. Così la biancheria si accumulava. Finché un bel giorno di sole si presentò in ambulatorio una sostituta. La sua figura si delineò in controluce, ragione per cui risaltarono soltanto i capelli bianchi. Avanzò trepida verso il mucchio di indumenti sporchi. E mio bisnonno, che per qualche secondo stentò a riconoscerla, fece capolino dalla porta dello studio, domandando alla donna di servizio: "Chi calè là?" Era Teresa, ma qualcosa di strano l'aveva sconvolta nell'aspetto, come una malattia capace di trasformare una donna anziana in una vecchia. Il suo viso sembrava intimidito e meno energico. "Sun staït all'ospidal", disse. E l'anfame il bagno, l'an lavame! Carica di modestia, semplicità e imbarazzo, retaggio di quell'antico pudore contadino, ormai dissolto.